11, Cerro, il tiro e subito il gol, la sblocca subito la gioielleria. Miniati con il numero 3, Francesco Versace, 1-0, gioielleria Miniati è subito sotto la Roma. La distanza è tanta. Giuliani però va verso la porta, lascia scorrere Caruso. Azione di Bucella. Bella giocata di Versace che lascia sul posto il diretto avversario. Entra dentro il campo, buono lo scambio, poi il tiro col mancino che si spegne sul fondo. Buona iniziativa ancora di Versace. Calcio di punizione insidioso, Caruso con i pugni. Allarga per Cerri. Palla buona per Versace che però aspetta un rimorchio. Arriva la conclusione! E il gol questa volta di Lorenzo Lunardi, 2-0 per la gioielleria Miniati. Tiro violentissimo, raddoppia la squadra di maglia bianca. Buona per Cerro che si gira, va sul mancino, poi sterza sul destro Cerro. Altra grande occasione per la gioielleria Miniati, tutta creata da Cerro. Bucella prova a crearsi lo spazio per il destro, tiro che non viene deviato ed esce di poco alla sinistra del portiere. Sicuramente graziato, ancora Versace col destro, mette in apprensione la difesa e anche Berti che deve respingere in questa finale. Arriva il tocco di Lunardi. C'è prima quello del difensore della Roma, la palla diventa buona per Versace, salta secco tre avversari, Versace fa doppietta e fa 3-0 per la gioielleria Miniati, partita virtualmente chiusa. Un altro tiro imprendibile per Berti, ancora occasione, Lunardi, diagonale vincente del numero 10 Filippo Lunardi, 4-0, due gol nel giro di pochi secondi e adesso è dominio totale della gioielleria Miniati sulla Roma. E allora si deve opporre Caruso, poi contatto in area di rigore, fallo ai danni del numero 8 De Simoni, calcio di rigore in favore della Roma. Pascarella col cucchiaio, sbaglia ed evita di riaprire la partita, si salva la gioielleria Miniati, errore dal dischetto per Cristiano Pascarella. Cerro che verticalizza e serve il numero 5, entra in area di rigore, ha spazio per andare, va invece da Versace, altra conclusione e altro gol, 5-0 e tripletta di Versace. Va Pascarella e trova il gol del 5-1, si fa quantomeno perdonare per il rigore sbagliato. L'arbitro fischia tre volte, la gioielleria Miniati travolge la Roma e vince la finale di Champions League della Io Cup per 5-1. È tutto da Cristiano Simeti e da Fanny Reporter.